Imprenditoria femminile dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, un programma per lo sviluppo. L'imprenditoria femminile ha subito infatti una forte battuta d'arresto a causa della pandemia ed è sempre maggiore il divario in Italia tra donne senza figli che lavorano e donne con i figli rimasti a casa. Una situazione ancora più accentuata in un territorio come quello delle province di Chieti e Pescara, in cui il capoluogo teatino si riconferma terza provincia d'Italia con il maggior numero di imprese in rosa, il presidente della Camera di Commercio, Gennaro Strever. Allora, adesso facciamo il comitato femminile dell'imprenditoria della Camera di Chieti Pescara, presenterà il programma delle attività che fanno, un programma molto ricco, molto impegnativo, che io faccio i complimenti alla Presidente Ferroni. E poi in merito, visto lo sviluppo dell'imprenditoria femminile che cresce e il PNRR che dà molta importanza all'imprenditoria femminile, insieme alla dottoressa Ferrone faremo anche un convegno nel mese di maggio, proprio per illustrare le opportunità per l'imprenditore, per le imprenditrici di poter accedere anche a contributi, mutui agevolati. E questo comitato è coadiuvato da tante donne imprenditrici, tutte molto valide, e il presidente Gennaro Strever ci supporta tantissimo. E quello su cui si sta lavorando tantissimo in primis è ovviamente sul PNRR. E il 27 maggio, anzi per l'esattezza, faremo un convegno in cui inviteremo tutte le imprese, tutte le imprenditrici femminili, quindi invito tutti a partecipare, in cui si spiegherà effettivamente come usare questo PNRR. Perché se ne parla tanto, ma tecnicamente cosa possono fare le imprese per accedere a questi servizi? Come possono interagire? E se sarà necessario, faremo in modo di aprire anche uno sportello camerale per supportare queste imprese. Altrimenti saremo sempre nel solito discorso che si fa tanto, ma poi nessuno riesce a usufruire di determinati dati.